42. Ciao a tutti, benvenuti ancora una volta qui su Lega Nerd per la nostra neanche recensione, non so mai come chiamarla, descrizione, piccole curiosità. In realtà mi sono anche segnato poco perché è da quando è uscita che mi è esplosa la vita, nel senso buono della cosa. Non si fa altro che chattare, che scrivere, che fare video, che reaction, che parlare, le dirette. Insomma, è un turbine meraviglioso questo circo di quando esce un potato Star Wars, che mai come quest'anno è stato vissuto, per quello che mi riguarda, così intensamente. Questa è l'ultima puntata di questo percorso che abbiamo fatto. Se ci avete seguito fin dall'inizio a fine di ogni puntata, ho fatto questo video in cui raccontavo un po' di curiosità, in cui vi parlavo un po' delle mie sensazioni, una piccola recensione molto veloce su quello che è stato il capitolo, e ahimè questa è l'ultima puntata. Molto bene, capitolo 16 di Mandalorian stagione 2, dal titolo Il Salvataggio. Logicamente, il salvataggio di chi? Di Grogu, del piccolo, di Yoda, il trovatello, il piccolo Baby Yoda. Molto bene, la puntata non aspetta. Questo capitolo viene contraddistinto in maniera pesantemente dal ritmo. È una roba pazzesca, non si ferma mai, molto bella, molto calda, c'è tanta ciccia sul fuoco, tanta interazione, tanti bellissimi personaggi che vengono sviscerati ancora di più di come l'abbiamo visti fino ad ora. È molto 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 cicciona, la descriverei così. Si parte immediatamente con un'immagine che già fa godere in maniera incredibile il fandom, per cui vediamo la Slave One insieme alla Lambda Shuttle imperiale, un inseguimento bestiale in mezzo allo spazio. Immaginiamo già di cosa si tratta, ma entriamo dentro il cockpit e vediamo il dottor Pershing, sapete, l'esperto di clonazione, che sta raggiungendo Gideon, ok? Ve lo ricordate molto bene. Che cosa succede? Succede che Boba Fett con la sua Slave One riesce ad abbordare questo veicolo imperiale. All'interno ci sono due piloti imperiali che ce ne sono due, ma uno viene raccontato un po' meglio, che per me è assolutamente strepitoso, un personaggio bellissimo, pochissimo screen time, ma riesce ad incarnare al meglio tutto quello che è l'impero nella sua malvagità, nella sua sinistra cattiveria. Lo vediamo in questo personaggio. È molto interessante vedere il loro abbigliamento, un abbigliamento da piloti senza casco, che abbiamo già visto nella serie, se non ricordo male, Rebels, questa cuffietta con i parorecchi un po' come il copricapo che aveva Quill, se vogliamo, una roba molto steampunk. Ci sono questi due piloti, il dottor Pershing, vengono abbordati Boba Fett, Cara Dune e il Mandaloriano. Molto divertente che ogni volta che vediamo il Mandaloriano entrare in scena sentiamo la sua canzoncina, tutte le volte, in questa puntata lo sentiamo due volte ed è molto evidente, mi ha fatto anche un po' sorridere. Momento stupendo, l'imperiale, ripeto, strepitoso, dialogo con Cara Dune, ci ricorda della Morte Nera, lui dice che ha visto la distruzione di Alderaan, la guarda in faccia, la prende in giro mentre punta un blaster alla testa di dottor Pershing, dopo aver ucciso senza problemi il suo copilota, e prende in giro Cara Dune lo prende in giro, non ho capito in che contesto, ma gli dice io ero sulla Morte Nera, e lei dice quale delle due morti nere, e lui dice non mi prendere in giro, fai la battuta, non fai ridere, via dicendo. Io so che cosa significa, e scopriamo anche la lacrima, questa lacrima che ha Cara Dune, una forma di logo imperiale, in realtà scopriamo essere in pratica un simbolo che contraddistingue i sopravvissuti, gli alderaniani che sono sopravvissuti dopo questa distruzione del pianeta che abbiamo assistito in A New Hope. Fa girare i coglioni talmente tanto a Cara Dune che gli spara nella faccia. Tutto questo lo vediamo dal punto di vista di Cara Dune, cioè vediamo una blasterata che arriva direttamente in faccia al pilota imperiale, lo secca, trapassando però prima il lobo del dottor Pershing, che è questo, ecco. Perché dico così? Perché si vede successivamente, molti non ci hanno fatto caso, che lui è a sedere sulla Slave One mentre stanno andando a compiere la missione, e si vede che c'è il buco nel lobo tutto brustolito, molto carino, molto divertente. Bene. La scena dopo si svolge in un pianeta sconosciuto, sembra un pianeta industriale dove ci sono alcune ciminiere, una sorta di fabbriche sparse in questo pianeta molto molto rado, non dico che è desertico, ma molto brullo, ecco, tipo la steppa, una roba di questo genere. Tanto per cambiare, c'è una locanda molto figa, come al solito ci sono mille locande piene di mille personaggi, all'interno di questa locanda ci sono varie razze aliene, tra cui uno dei Rodiani, immaginiamo che sia sempre il costume riutilizzato più volte, sia nella stagione scorsa, sia in Rogue One.
Rodiano, per cui quel Rodiano di carnagione rossastra gialla. Insieme a lui c'è un'altra aliena che non mi viene mai in mente, che abbiamo visto nei cartoni animati, ma mai dal vivo, molto bene. Entra in questo bar, e in questo bar ci sono, chi ci sono? Cosca e Bo-Katan. Perché lo scopriamo? Perché fuori, vediamo subito, quando arriva la Slave One in questa pianura, troviamo, io l'ho chiamato l'intercettore mandaloriano, in realtà è uno Starfighter, non mi ricordo la classe, comunque abbiamo già visto più volte, sia in The Clone Wars che in Rebels, e esiste anche il set Lego, per cui se lo volete prendere, recuperatelo, è abbastanza vecchiotto. Era anche la nave che usava Darth Maul quando dominava i mandaloriani, sempre nei vari cartoni animati, la dislessia, parla mia. In questa cosa si capiscono, cercano di fare un po' di assemble all together, ma non prima di scontrarsi con Boba Fett, in quanto Boba Fett non è un mandaloriano, stando alle parole di Bo-Katan, e Boba Fett dice: io non l'ho mai detto. Per cui torniamo alla mitologia Legends, che vedeva Boba come un po' un emarginato, come un mandaloriano non mandaloriano, però allo stesso tempo lui è il trovatello di Django, che in realtà era un mandaloriano espulso. Insomma, c'è sempre un po' di confusione sotto questa cappa da mandaloriano di Boba Fett, ma è molto divertente ed è molto gustosa, perché ci riporta un po' e ci ricollega parecchio all'universo Legend. Molto bene, molto figa questa battuta che dice Bo-Katan, che gli dice: ah, ma tu sei un clone, io riconosco, perché questa voce l'ho sentita milioni di volte, migliaia di volte, milioni l'ho messo io, esatto, ok. Per cui c'è questa sorta di slap e pacconi tra Cosca e Boba Fett, sono entrambi cazzutissimi, non vince nessuno, è tipo Harry Potter con le bacchette, entrambi con il lanciafiamme si scontrano e le fiamme pareggiano, super figo, Harry Potter, scatenati, stupide, si fermano e decidono finalmente di fare un accordo, cioè il mandaloriano chiederà, otterrà l'aiuto di Bo-Katan e Cosca nel liberare il piccolo Grogu. In cambio gli darà sia la nave per riconquistare Mandalore che la lightsaber, la dark saber, la spada oscura, che è nelle mani di Moff Gideon. Successivamente si stanno preparando per abbordare finalmente la Light Chrysler di Moff Gideon, per cui preparano il piano, hanno il dottor Pershing, gli dice di stare in occhio, state molto attenti, probabilmente qualcosa mi dimenticherò, non ho segnato niente, ma non importa, gli dicono mi raccomando, state molto attenti, perché c'hanno sti cast di Dark Trooper che sono incastrati bestia. Allora si capisce che qui giocano sul fatto che il Mando, essendo sempre allergico al droide, gli dice: ah sì, ma sono dell'armatura, perché dietro ci sono i soldati, bla bla bla, sti cazzi. E lui dice: no, sti cazzi, perché il problema più grosso, principale, era proprio l'essere umano. Adesso hanno fatto direttamente dei droidi, e sono dei droidi, sono dei Dark Trooper di terza generazione. Vi ricordate nel approfondimentone di Empire di qualche puntata fa, di quando abbiamo visto finalmente i Dark Trooper, avevamo spiegato che i Dark Trooper nell'universo Legend, videogiochi, li abbiamo anche visti secondo me in Rebels, erano di tre classi, ok? E infatti probabilmente in Rebels vediamo uno di classe 2, ok? Il primo erano degli umani con queste armature particolari, cibernetiche, va bene, andiamo oltre. Decidono di dividere la missione, per cui il gruppo di Bo-Katan, composto da Cara Dune, Cosca e Fennec Shand, cui quattro donne cazzutissime, vanno a recuperare Moff Gideon con la Darksaber, mentre quattro, piatto piatto, di nascosto, lavora nell'ombra, il mandaloriano andrà nelle prigioni per salvare il piccolo di Grogu, il piccolo Grogu. Molto bene. Bellissimo, arrivano, Boba Fett rimane sulla Slave per questa cosa finta, no? Fa finta di sparargli, perché così hanno la scusa per poter entrare di nascosto dentro la Light Chrysler. Partono, Boba gli manca, ci sono un sacco di battute che rendono Boba ancora più figo di quanto non era già. Gran casino, lei alla fine, loro guidano, fateci entrare. Moff Gideon, che non è l'ultimo degli arrivati, che sa sempre qualsiasi cosa, sa sempre, il mago rosso gli fa una pippa al confronto, sa tutto, sempre in continuazione, dice: no, mandate fuori i cacciatai. Vediamo bellissimo l'hangar di questa Light Chrysler, che fa sparare sti tai incazzati neri, che escono da questo hangar sottilissimo, una cosa completamente antisensata, cioè hanno un hangar e poi devono passare da queste due mandibole. Tra l'altro questo Light Chrysler, se lo guardate bene, ha un design che ricorda molto il Millennium Falcon, perché immagino che siano prodotti dalla stessa azienda nella finzione di Star Wars. Molto bene, passano da questo canale sottilissimo, pericolosissimo, ed è lo stesso canale da cui entrerà questo Lambda Shuttle preso in ostaggio dai nostri eroi.
Ce la fanno, entrano, spaccano tutto, disastro, scendono dagli Storm, scendono dalla rampa, ricorda sempre molto l'arrivo di Darth Vader e dell'Imperatore alla Morte Nera 2 con questo fumo vagamente, bim bom bim, sparano, gran sparatoio, slap e paccone, finalmente vediamo Koska Reeves dare un sacco di mazzate, vediamo Fennec Shand dare un sacco di mazzate e darle anche bene, Cara Dune che è un tank umano, incazzato come una paleta col suo blaster super, già spacca tutto, poi si incazza, un sacco di slap e pacconi. Si menano, si danno delle sifonate, questi cazzi volanti, queste donne, queste gambe, queste topone giganti, queste armature, sparano, un gas incredibile. E notiamo tutti con grande gioia che in questo momento ci rendiamo conto, ho avuto un ombra in fiamme, sono cagato addosso. In questo momento vediamo un gruppo di donne che spaccano i culi a tutti senza che ci abbiano detto che sono donne. Cioè, nel senso, è molto spontaneo, molto naturale e per nulla fastidioso. Per cui bravi, perché avete fatto non avete fatto niente, avete dimostrato che la donna e l'uomo sono esattamente uguali, soprattutto quando si parla di realtà e di finzione, non ci sono differenze se non fisiche e pazienza. Chi se ne frega, ma siamo uguali e bisogna che siamo uguali anche in questo contesto. In questa puntata vediamo questo, per cui gran mazzate fighissime, pistolettate e via andare, riescono a raggiungere la plancia, gran slap, pim pom pim pom pim, conquistano la plancia, ma Gideon non c'è. Nello stesso tempo vediamo il mando che si infila, si intrufola nelle prigioni, potete immaginare dove sarà Gideon se non è lì, no? Perché... Altra cosa da notare molto interessante è che finalmente vediamo questa sorta di Remnant Empire, come lo chiamano, cioè impero decaduto di base, arrugginito, una roba schifo che non c'è quasi più. È molto figo notare che in questo contesto sono veramente pochi, ci sono pochi Storm, è abbastanza vuoto, eccetera, eccetera. È vero che hanno i Dark Trooper, però comunque cominciamo a percepire un pochino la povertà di questo impero che si deve riformare, almeno io l'ho visto così. Bene, il mando sta per arrivare alla prigione di Grogu e si accorge, ahimè, santo Dio, che non mi ricordo se prima o dopo, ma credo logicamente prima, si accorge che si sta aprendo l'hangar e si sono attivati sti cazzi di Dark Trooper che sono fighissimi, cazzutissimi, hanno questo mascherone nero che ricorda in parte Darth Vader, in parte un po' il design delle trooper imperiali, molto figo, entrano, qui c'è un grandissimo, enorme riferimento a tutto quello che è Terminator, tantissimo, alcune scene credo che siano proprio ripate, tipo lui che si gira con le fiamme che gli escono, ci sono mille cose che ricordano molto Terminator, lui col suo cilindro gerarchico che gli ha dato prima Fennec riesce a bloccare la porta, ma bam, e qui ho visto anche un po' di Shining, se devo dirvi la verità. Apre la porta, uno riesce ad uscire, gli altri no, e prende a mazzate pesanti il Mandaloriano. Fortunatamente il Beskar riesce a praticamente gli infila la testa nelle paratie di questo Light Chrysler, ma tipo tutta, quasi tutta, distruggendo, ma lui non si fa niente perché tanto è Beskar ed è indistruttibile, e lo vediamo di una potenza incredibile. Sbabarla, molto bene. Alla fine riesce ad avere l'aereo e con questa spadata gliela infila il collo, i tubi, gli stacchi i tubi, anche qui secondo me c'è qualcosa di Terminator a dirvela tutta, ma devo verificare, secca questo Dark Trooper mentre gli altri stanno tirando del gran sifonate sulla paratia per spaccarla, ma lui apre il portellone esterno perché tutte queste zone di contenimento sono sempre fuori, cioè c'è sempre l'uscita di sicurezza per fargli uscire nello spazio, nella fantascienza funziona sempre così, qui uguale, apre la paratia e i Dark Trooper si levano dai maroni in mezzo allo spazio. Li abbiamo dimenticati finalmente. Continua, arriva, sistema le due guardie, gli dà due traslappe, li ammazza come se niente fosse. Uno gli infila un cast di lancia nel petto, nell'altro lo strozza tirandolo su in aria. Qui ci mostrano che il Mandaloriano non ne ha molto per il sottile verso l'imperiale. Apre e c'è Moff Gideon con la Saber, con la Dark Saber lì che dice: non mi rompere il manone, se no taglio la testa a sto ranocchio. In questo caso si mettono d'accordo e dice: me frega un cast, te fai quel cast che vuoi, io voglio solo prendere lui. Te. L'altro dice: sai cosa? Va benissimo, ci credo, perché tanto io sono una persona super affidabile, sono affidabilissimo. Se io spengo la spada e dico: vai tranquillo, prendilo e levati dai maroni, vorrà dire che è sicuro. Sono un imperiale, sono un maledetto bastardo, cattivo, il villain di questa serie, ma tu ti devi fidare di me. Il Mandaloriano si fida, perché è anche un po' ingenuone e anche perché c'è un'armatura di Beskar, e il tipo si ingastrisce, Gideon si ingastrisce, accende la Dark Saber in un momento e di tutte le parti morbide che un Mandaloriano ha, decide di colpirlo sempre dove c'è il Beskar. E questa è una cosa che veramente, ma sti imperiali,
Ogni volta che c'è da colpire uno Stormtrooper, lo mancate. Quando lo colpite dove non dovete colpire. Ma siete sfigati, santo Dio. Vabbè, cominciano a prendersi a slap, delle gran slap, pacconi bescarate. Lui tira fuori la lancia. Qui abbiamo Oberyn che si fa tutte ste pirolettate. Pim-pom, pim-pom. Bellissimo che quando incontrano la Darksaber, incontra il Beskar, lo illumina perché diventa incandescente. Dark gas, motoria. Ma alla fine era meglio. Lo disarciona della Darksaber, gli ha dato quattro slap, lo spade, e poi decide di portarlo finalmente sulla plancia. Quando è detto sulla plancia sono tutti un po' cazzo, Bo-Katan lo guarda, dice che cazzo è? Ma sì, cioè, come dire, cioè tu sei contento perché lui ha sconfitto il cattivone, e che cazzo sei triste? Lo scopriamo da lì a poco, perché Gideon, e qui c'è una grande incongruenza col canone di Star Wars che non capiamo, spero che si spieghino. In pratica Gideon cosa dice? Adesso cazzi tuoi, perché praticamente il Mandaloriano ha vinto la Darksaber combattendo contro Gideon, e la tradizione mandaloriana, stando a quello che dice Moff Gideon, è che per conquistare la Darksaber devi combattere e vincerla. Per cui non basta che il Mandaloriano dice ma frega un cazzo ciccia, tienitela a te, roba tua, a me mi fa anche cagare, vai, ce l'ho già, è doppia Hasbro FX, tienila, e poi dopo siamo d'accordo, e lei dice no non posso, ha ragione lui, e vabbè. Per cui adesso si prenderanno a slap e pacconi, ma mentre tu pensi si prenderanno a slap e pacconi, Gideon viene sassato in terra dal carro armato di Un, vede la pistolazza di fianco, la copre, no, perché in queste situazioni cadono le pistole, ma loro le coprono, perché, le lasci lì, va bene, la copre, dice, tanto per poi adesso mi alzo e spacco la testa a tutti prima o poi, e arrivano di nuovo i Dark Trooper, perché sono droidi, per cui nel vuoto gelido spazio non possono morire, per cui rientrano, incastrati come delle pantere, ci fa vedere questo plotone, che e Gideon dice, prima ti ha fatto il culo uno, adesso arrivano, che sono un plotone intero, ridete meno, tanto entrano qui dentro, l'unico che rimane vivo sono io e il piccolo che ci serve. Una piccola nota che ho dimenticato, che c'è una battuta che ci fa capire che il piccolo Grogu, il piccolo di Yoda, sarà fondamentale per la nascita del nuovo ordine, del nuovo, finalmente ci sarà un ordine, sarà fondamentale. E tutti abbiamo pensato, Snoke Palpatine, io ho pensato questo, e io sono sempre più convinto che quello che abbiamo visto di là, nel capitolo prima diretto da Carl Weathers, non fosse Snoke, ma fosse il clone di Palpatine. Dite quello che volete, ma io continuo a essere convinto di questa cosa qui. Non lo scopriremo mai, secondo me, in realtà, non avrà neanche tanto problema, sarà una roba messa lì giusto come tassello per andare avanti. Molto bene, arrivano i Dark Trooper, bam, cominciano a tirare delle gran sifonate, tipo tan 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 tan, qui mi ricordo un po', vabbè, Real Steel, ma non c'entra niente, non credo che sia una situazione, cominciano a pestare con questa porta, ci ricordo un po' episodio 1, l'arrivo dei due Jedi nella plancia dei Gungan, che parlano in russo, stanno arrivando gli Jedi, cavalieri Jedi, tu hai fatto una cazzata, ecco, fanno la stessa cosa, gran slap, bim bom bim bom bim bom bim, loro con le pistole puntate per 20 minuti di queste pistole qui, mentre sti qua tirano del gran sifonate contro la porta, non succede niente, quando a un certo punto c'è un allarme di prossimità, sta arrivando qualcuno, chi cazzo è? Non lo so, non lo sapremo mai, lo sapremo, perché vediamo fuori nel gelido spazio ormai vuoto dai Dark Trooper, vediamo un X-Wing può voler dire solo una cosa: o è Filoni che vuole esserci nell'ultima puntata e vuole prendere a schiaffi i Dark Trooper, e la vedo un po' difficile, o è Carson Tiva che ha dimenticato la stella ed è andata lì per richiedergliela indietro a Cara Dune, perché ha detto te cazzo fai, ti do la stella per 5 minuti e te già fai fuggire uno, poi fai queste cose senza chiedere la Repubblica, adesso devi darmi la stella e poi ti prendi anche uno scappellotto. O è lui, oppure il terzo è per forza Luke Skywalker. Cioè non è che può essere qualcun altro. Ma vuoi che sia Luke Skywalker? No. E lì cominciate a morire dentro, perché può essere solo Luke Skywalker. Inquadratura, una epicità, una tensione, questa roba. Dura un'ora e 57 minuti tutta questa parte qui. Il vostro cuore vi pulsa dalle orecchie e vi squizza dal naso. Un delirio. Finché a un certo punto questa astronave a terra, tra l'altro gli dicono chi è? Questo qua non risponde, fa anche il fenomeno, se la tira perché dice devo fare l'entrata figa, non è che ti rispondo, sennò se ti rispondo la gente che vi sta guardando vi sente. Arriva, cappuccio nero, vediamo da un citofono che c'è il cappuccio nero, arriva, a un certo punto tira fuori una lightsaber e comincia a fare uno sdazzo incredibile, però non vediamo il colore perché il citofono è in bianco e nero.
cambia l'inquadratura e dà una spada verde. Spada verde, cappuccio nero, chi cazzo vuoi che sia, santo di Dio, sarà per forza lui. Inquadratura, primo piano, non per tutti, non è primo piano, è un campo largo, ma non per tutti, solo per gli appassionati di Star Wars che riconoscono la lightsaber. Vediamo la lightsaber, un guanto nero e una mano scoperta, 1+1=2 a casa di tutti, è Luke Skywalker. Non gli vediamo la faccia, gran mazzate, tutti questi Dark Trooper incazzati che facevano i fenomeni, prendono una vagonata di staffilate con questa spada laser, li secca, e qui è impressionante la meraviglia totale di aver replicato quello che succede alla fine di Rogue One con Darth Vader, molto simile, non esattamente a specchio, ma il concetto è quello ed è evidente per tutti. Hanno replicato esattamente quella cosa. Da una parte abbiamo Vader che fa fuori i Rebel Trooper, qui abbiamo Luke Skywalker che fa fuori i Dark Trooper come se fossero burro, per cui non sono in Beskar, pensavamo fossero Beskar, ma va bene. Bim bom bim bom bim bom, bellissimo, un'eleganza pazzesca nel combattere, l'abbiamo visto, è molto Luke, qualcuno dice anche Anakin, ammetto che aver rivisto poco fa le scene di Anakin ci ho trovato anch'io diverse similitudini, per cui bravi che l'avete notato, io subito non l'avevo notato. Si va oltre, a un certo punto è un Jedi, dicono che è un Jedi in plancia, si cacano tutti sotto, inquadratura meravigliosa, mirabolante di Gideon con il terrore negli occhi a sapere che è arrivato un Jedi, perché lui sa, lui conosce e lui ha il terrore della potenza di sti Jedi. Questo Jedi si fa avanti nel corridoio, l'ultimo che incontra, l'ultimo Dark Trooper, lo prende e lo stritola con la mano, fa con la mano così, poi fa... ed è un gas epocale, boh, boh. Lo stritola come se fosse un cartoccino. Il mando arriva, è un Jedi, tranquilli, apro io. Tu dici, ma che cazzo sei fuori? Ma cosa apri? Questo entra, ci fa il culo, perché comunque parliamo di mandaloriani, parliamo di pseudo delinquenti, eccetera, eccetera, nonostante ci sia Bo-Katan che con i Jedi ci ha già lavorato. Vabbè, Jedi, quello che è. Ok, aprono, salta, entra questo qua incappucciato, paletta boia, si tira fuori, è Luke Skywalker, Mark Hamill ringiovanito. Sì, ringiovanito in maniera digitale, non ce l'aspettavamo, io speravo non lo facessero, perché sono stato tutto il tempo a guardargli tutti i difetti del caso, perché non è una tecnologia ancora valida per poter rendere a modo questo tipo di trasposizione fisica digitale, e invece devo ammettere che per quanto non sia precisa come Tarkin, anche se il movimento della bocca di Tarkin smerdava un po' tutto, per quanto non sia brutto secondo me come lo è stato Carrie Fisher in Rogue One, che secondo me era veramente pessima purtroppo e dice poco, qui hanno fatto, hanno mediato, per cui è assolutamente passabile, ma ecco, non immaginate di vedervi un Luke Skywalker lindo, lindo e preciso, per cui c'è qualcosa che un po' vi distacca, ma io trovo che siano stati comunque bravi nel mediare la cosa, tenendo a filo la sospensione dell'incredulità, per cui bravi. Molto bene, alla fine Baby Yoda, dagli vieni piccolo, lui dice non vuole venire, lui dice non vuole venire perché gli devi dare il permesso, per cui, e qui si arriva il magone, un disastro emotivo. Vabbè, la faccio corta, finalmente i due si, il mando e il piccolo Grogu si salutano, il mando ha sempre il casco, Grogu alza la manina perché vuole vedere la sua faccia, il mando, Pedro Pascal, lo rivediamo ancora una volta, si toglie il casco, è in lacrime, è molto triste, il piccolo gli mette la manina sul volto, e questa cosa è bellissima, non tanto per la manina in sé, ma perché va a chiudere tutte le trilogie, è un po' una scena che ricalca il finale del Ritorno dello Jedi, quando vediamo Anakin che si toglie il casco e dice voglio vederti con i miei occhi, è un po' il momento, replica molto il momento in cui Han Solo accarezza Kylo Ren prima di essere ucciso dallo stesso figlio, meraviglioso, ma lo rivediamo anche in The Rise of Skywalker, per cui questa cosa un po' richiude tutto quello che è in realtà la saga di Star Wars, molto molto bello, molto poetico, i due si lasciano, voi starete piangendo come delle fontane, questo dura 22 minuti, un delirio, ma nel momento in cui lui lo mette giù per terra, il piccolo si aggrappa alla gambina, non ne vuole sapere di allontanarsi perché sono legatissimi, entra R2-D2 e se prima stavate piangendo, adesso cominciate anche a sudare, cioè è un po' di una roba, un esercizio, è come entrare in una sauna a guardare questo episodio, entra R2, bellissima anche questa cosa, il piccolo si gira, guarda R2, sono tutte e due infantili, se vogliamo, sono bambini, sono due eroi che piacciono ai bambini, attenzione, molto bene, si avvicinano, c'è questa inquadratura memorabile in cui vediamo R2 che si inclina per guardare il piccolo Grogu, Grogu che guarda R2, e qui abbiamo il saluto tra la vecchia saga e il futuro di Star Wars, almeno per come l'ho interpretato io. Siamo alla conclusione, siamo in lacrime, stiamo tristi perché è finita la stagione, siamo tristi perché è un momento estremamente straziante e commovente, perché in queste due stagioni li abbiamo
abbiamo conosciuti, li abbiamo visti sempre insieme. Dean e Grogu sono una famiglia, padre e figlio di fatto, e qui vediamo il figlio venire strappato via per motivi più importanti, cioè l'addestramento Jedi che dovrà vivere, dovrà sopportare il piccolo della razza di Yoda. Li vediamo andare via, si chiude la porta, termina la puntata, e a questo punto qui direte che figata, adesso mi rilasso. No, perché dopo i titoli di coda, in cui non vediamo le artwork della puntata, speriamo che escano domani lunedì insieme all'immagine, l'ultima immagine per completare questo quadretto, che speriamo che riguardi Luke Skywalker, ma sono convinto che possa esserci anche un Dark Trooper, non è uno scherzo, vediamo, si aspettano, anche perché nell'ultima puntata ci aspettavamo ci fosse Mayfield, ma non mi ricordo mai, e invece c'è la Fennec Shand, per cui vediamo cosa succederà. Dopo lo schermo nero, dopo i titoli di coda, vediamo una scena dopo i titoli di coda completamente inedito sia per Star Wars sia per The Mandalorian, in cui vediamo Boba Fett e Fennec Shand che arrivano al palazzo di Jabba, che non è più il palazzo di Jabba ma è il palazzo di Bib Fortuna, grassissimo, in questo bellissimo trono meraviglioso, e se ci fate caso nei due pomelli del trono ci sono due mezze teste di Rancor. Siede questo grasso paciocco orribile Bib Fortuna che gli dice: ciao Boba Fett, credevo che fosse morto, come stai? Ma si sta cacando sotto. Boba Fett, dopo aver ammazzato tutti insieme a Fennec Shand, tutti i suoi tirapiedi, uccide Bib Sfortuna, come Fabio Pupin ha ben descritto, lo scalza dal trono come se fosse un bidone del Dixan, si siede, Fennec Shand si siede, prende una bottiglia di Sposca, guardano, lei guarda e sorride, Boba Fett guarda verso la camera, anche se non guarderà la camera che non c'è, buio, The Book of Boba Fett, dicembre 2021. Per cui adesso sappiamo sicuramente e certamente che quest'altro anno uscirà qualcosa, probabilmente è una serie TV, probabilmente è la serie che si vociferava fosse di Boba Fett, non sappiamo altro. È la terza stagione del Mandaloriano, non ci è dato saperlo, vediamo cosa succederà. Fatto sta che da adesso in poi la vita per noi fan di Star Wars sarà sicuramente più rosea, più figa, più interessante, ma al momento dobbiamo aspettare il 25 dicembre per Disney Gallery dedicato a questo The Mandalorian 2, che probabilmente non sarà una serie ma sarà solo una puntata. La pubblicità sembra chiarire questa cosa qui, ma anche qui non sappiamo molto, poco male. E poi aspettiamo probabilmente The Bad Batch, che dovrebbe essere il prossimo prodotto Star Wars, cartone animato, sequel di The Clone Wars o spin-off di The Clone Wars, che dovrebbe uscire nell'anno 2021 prima di The Book of Boba Fett. Abbiamo finito, vi do questo enorme saluto, vi ringrazio per essere stati con noi, vi ringrazio per averci seguito, vi ringrazio per essere fan di Star Wars, e è un buon periodo per noi, un bacione, ci vediamo probabilmente quest'altro anno, magari per Bad Batch, ma bella voi!